Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, sono Lennox e oggi sono qui per completare la Avengers Tower, ovvero la tradotto la torre degli Avengers. Ok ragazzi, nello scorso video ho costruito le fondamenta, come potete vedere, ho costruito queste qui e off camera ho provato un po' di cose. Ho coperto lì sopra e poi ho fatto anche, diciamo, le mura qui per vedere come venivano, e le ho fatte anche qui. Qui teoricamente ci andrebbe la porta, quindi qua devo spaccare così. Qui ci andrà la porta e adesso niente, completeremo tutto qui. Direi prima di fare il davanti, qui ho preparato un botto di calcestruzzo, un botto di vetri e poco quarzo, ma dovrei averci anche giù un bel po'. Quindi vediamo un po', ci serve, mettiamo via la spada, per adesso non ci serve, il pollo lo teniamo qui, questo qui, il piccone non si sa mai, un po' di terra, perché serve sempre. Due stack di quarzo e prendiamo anche tre stack di vetro. Quindi, allora. Facciamo il nostro ponte in pietra. Perfetto, allora qui dovremmo andare sempre di 1 rispetto al quarzo. Quindi qua dovremmo alzarci così. Anzi no, aspetta, però mi sa che è più comodo fare prima questo qui. Quindi aspetta, facciamo prima le pareti e poi facciamo anche il coso qui. Quindi qua va sempre messe due cose di vetro, uno così e l'altro va messo così. Giusto, dovrebbe essere giusto, al massimo dopo controllo. E nient'altro. Che culo, stavo per cadere. Dovrei andare a prendere il piccone con fortuna, cioè con fortuna, con tocco di velluto, perché ho già sbagliato, ma non ci voglio andarlo a prendere. Qui invece ci va così. Ok ragazzi, sono quasi, diciamo, forse a metà, sì, sono a metà con la costruzione, poi dovremo fare questa cosa anche dall'altra parte e niente, poi dovrò trovare anche un modo per illuminare tutta la torre, e quello sì, magari potrebbe essere un piccolo problema, ma non mi preoccupo, e poi dovrò vederci anche cosa metterci in questa torre, cosa ci potrò mettere, vedrò in futuro, perché sto facendo questa torre, però cosa ci metto? Potrebbe essere la mia nuova casa. Però non so se mi va di abbandonare quell'altra. Ci ho messo un botto, cioè non ci ho messo un botto, però ci ho messo anima e corpo a costruirle, quindi non so se la voglio abbandonare. Magari io potrei farci degli strani esperimenti. Vedrò poi in futuro. Qui intanto ho quasi finito. Ok, no, scherzavo, ho quasi finito il vetro, però. Adesso, aspettate. Ci mettiamo due qua, così. E poi questo ultimo boom. E ho finito la prima parete. Vediamo un po' com'è venuta. Aia. Carina. Non affatto male. Perfetto, adesso andiamo a dormire e dopo intanto faremo anche l'altra. Perfetto, mettiamo anche l'ultimo pezzo e ho finito anche la cosa a sinistra. Il muro a sinistra. Adesso come diavolo scendo? Ok, aspetta. Avrei una mezza idea, non so cosa faccio. Dai. No! Grazie, atterraggio morbido. Perfetto ragazzi, ho finito le pareti, andiamo un po' a vedere come sono. Sì, come sono venute. Andiamo davanti, ecco qui, bellissime. Fantastico, perfetto. Adesso dobbiamo fare questi qui, quindi mettiamo via il calcestruzzo grigio che ci servirà dopo, prendiamo un po' di vetro e il quarzo, mi sa che devo andarne a prendere altro, e ci servirà anche un po' di terra, quindi allora, ah sì, da qui, cioè da qui, esattamente da qui, distanza di 6, vedete, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perfetto, quindi adesso terra qui, ecco già, appunto, vetro, terra, vetro,
terra, vetro, 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 terra, vetro, 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 terra, vetro e vetro. Vedete che coincide esattamente con il vetro della parete. Poi lo alziamo di 2. Esatto, e poi ci mettiamo il quarzo che va a coincidere con il calcestruzzo da quella parte. Vedete? Ecco qua. Questo passaggio lo dovremo fare esattamente finché non arriviamo in cima, quindi sarà una grande, 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 grande rottura di scatole. E niente, ci vediamo quando avrò finito. Oh, mannaggia, finalmente ho quasi finito. Quindi così, così e così. No, mannaggia, ho sbagliato. Cacchio, sono gli ultimi stack di pietra, cioè gli ultimi stack di quarzo e l'ultimo stack di pietra che mi è rimasto, ragazzi, non ne ho più. Neanche nella cesta dovrebbe essere. No, sì, nella cesta ne è rimasto qualcuno. E finalmente ho finito. E posso andare anche scendere con calma per andarmene qui. Ok, è entrato qualcuno intanto qui, non è entrato nessuno. Perfetto ragazzi, qui abbiamo la parte davanti della torre degli Avengers. Fantastico, poi sì, la pietra, ciao. La terra la toglierò tutta off camera. E niente, adesso dovremo prendere tutto la calcestruzzo che abbiamo, cioè calcestruzzo grigio che abbiamo, e coprire tutta questa parte qui fino ad arrivare là sopra. Anche questa sarà una rottura di palle per me, ovviamente. Per voi passeranno solamente 30 secondi, cioè 30 secondi, 2 secondi a partire da adesso. E invece no, ragazzi, no, 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 voi starete con me mentre costruirò la parte dietro della torre. Ok, farò un attimo vedere qui l'interno. Ho messo anche questi qua che andrà a seguire esattamente lo stile della torre. Poi dovrò metterli anche qua, ovviamente, ma quello lo faremo dopo. E niente, andiamo su. Ovviamente quel lavoro che ho fatto lì sotto dovrò farlo anche sopra, e sono già arrivato. E per tornare su facciamo un po' di parkour. Perfetto, facciamo altro parkour. Parkour. Magari chiamarlo parkour un po' esagerato. Ma adesso facciamo i due alla volta, molto veloce, dai, 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 così vediamo un po' quanto tempo ci metto. Forza, uno stack è già andato, peccato. Passiamo al col prossimo. Via, 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 su, su, via, via, via. Vai, 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 quanto manca, quanto manca, quanto manca. Manca ancora un po'. Se lo faccio così, due alla volta, spreco meno tempo, sicuramente, ovviamente. E niente, poi dopo aver fatto questo andremo a mettere il contorno anche di qua sopra qui. E poi niente, avrò finito la prima parte. Ragazzi, a quanto pare l'unico modo per scendere è saltare. Sì, potrei mettere l'impalcatura, però no, non ci voglio mettere l'impalcatura perché poi devo salire, scendere, salire, scendere, salire, scendere, salire, scendere, e questo qui la vedo la soluzione più semplice. Ovviamente io so già che moriremo. No, che culo, prima sono morto, non è giusto. Cioè adesso, la logica di Minecraft, prima sono caduto e sono morto, e adesso sono caduto un'altra volta e sono vivo dalla stessa altezza, con gli stessi stivali. Beh, direi di continuare a fargli il retro. Perfetto ragazzi, sono riuscito a finire il retro dell'Avenger Tower. Ho usato tutto, 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 tutto il calcestruzzo. Quindi adesso andiamo a vedere subito i risultati. Ecco come vedete ragazzi, che bello. Ops. Perfetto, perfetto, dove è la mia roba? Ok, ecco qua. Allora, stavo dicendo, sono riuscito a completare tutto. Aspetta che metto l'armatura. Ok, perfetto. Quindi andiamo subito a vedere come si vede. Andiamo subito a vedere com'è. Ecco qua, boom. Bellissimo, perfetto. Poi off camera, magari se c'è qualcosa che non va, lo aggiusterò. Ma qui dietro abbiamo tutto il resto. Eccellente. Ok ragazzi, allora, cosa è successo? Praticamente avevo finito di registrare il secondo episodio, che è qua, praticamente tutto quello che vedete adesso, però l'episodio era troppo corto e allora direi subito di finire la torre degli Avengers. E ovviamente l'unica cosa che manca è
Perché, ok, l'unica cosa che manca è la A lì sopra, quindi senza perdere tempo andiamo subito a costruirla. Quindi circa, mettiamo i cosi qua. Dai, vai, fino in cima. Completiamo la A, mettiamo il quarzo all'interno della torre e poi avremo finito l'Avenge Tower. Poi i vari piani li farò tutti off camera e se mancherà qualcosa lo farò anche off camera. Ecco qui, no, devo salire ancora un pochino, però no, ops. Salire ancora. E così basta, picco nella mano. Quindi, allora, no, fatemi fare un pelino indietro, ok. Perfetto, allora, quindi qua dobbiamo iniziare qui e qui dobbiamo mettere un pezzo. Mi sono provato anche dei blocchi di calcestruzzo azzurro e calcestruzzo grigio, quindi calcestruzzo grigio 1, 2, 3, poi devo metterne uno per... no, aspetta, mi serve altra terra. Non ho terra, vabbè, allora userò i blocchi di vetro, tanto no, qui no, pensavo di avere tocco di velluto, allora prenderò i blocchi di quarzo e al posto della terra userò quelli. Poi tutta la terra che ho lasciato di sopra e anche di altre parti, ovviamente la toglierò e boh, poi basta, perfetto. Rimettiamo questi cosi, poi si mettono. Ok, perfetto. Allora, stavo dicendo che qui ci vanno tre di qua, poi ne devo mettere uno qui. Poi ne mettiamo ancora un altro per... no, ho sbagliato colore. Un altro per così. E dopo devo metterne un altro in questa... uno così, poi uno vicino al quarzo e l'altro sopra il quarzo. Perfetto, adesso spacchiamo il quarzo che non ci serve più. Mettiamo un blocco qui. Adesso come faccio a scendere? Devo scendere di 1. Ok, a questo punto ne approfitterei direttamente per qua sotto. Un attimo, mettiamo via la spada che non mi serve, neanche il pollo adesso in questo momento mi serve. Quindi saliamo in questo punto, sì, ok, perfetto. Siamo arrivati, no, ancora un po' su. Siamo arrivati, sì. Adesso in questo punto mettiamo un pezzo di quarzo qui. Ancora calcestruzzo grigio, poi da qui facciamo un'altra volta così. Ok, da qui andiamo giù di 3, no, di 2, ho sbagliato. Ok, 1 e 2, perfetto. Adesso devo scendere qua. Qui dobbiamo piazzare esattamente un blocco di calcestruzzo azzurro, poi andare giù con due blocchi di calcestruzzo grigio e scendere verso di qua con, ancora con un blocco di calcestruzzo grigio. Per almeno tre volte dovrebbe essere giusto, non mi ricordo. Aspettate, questo è 2, qui è 1, poi teoricamente qui dovrebbe essere ancora così, poi scendiamo ancora, da quest'altra parte, poi da qui dovrebbe essere in questa posizione così, dovrei scendere ancora di 1. Ok, perfetto, questa parte abbiamo conclusa, cioè la parte di qua. Adesso devo salire dall'altra parte e fare la parte sinistra, così posso vedere se la parte destra è venuta come volevo io. Qui mettiamo un blocco così, spacchiamo questa terra che per adesso non ci serve. Oh, lag. E qui dobbiamo piazzare. Devo piazzare due, no, sì, due, non mi ricordo più. Due blocchi di qua, poi calcestruzzo uno così. Poi se no, aspetta, era 3 o 2? Non mi ricordo più, aspetta, fatemi andare a controllare. Ok, sì, ragazzi, era di 3. Poi mettere 3 in questa posizione qui. Scendiamo di 1. Devo scendere di 1. Poi qui, vabbè, allarghiamo qua. Qui piazziamo un... mannaggia, beato. Calcestruzzo così e poi... aspetta, qui c'è un problema di fondo, però. Ok ragazzi, ho capito dove ho sbagliato, quindi adesso qui ci mettiamo, dobbiamo scendere, aspetta, devo scendere ancora, posso scendere? No, aspetta, no, un attimo, questo lo togliere, questo blocco qui mi serve qua, quindi questo qui, quarzo lo metto un attimo per così, questo posso metterlo qui, ok, perfetto, bene, qui continuiamo di qua, qui piazziamo un blocco qui, togliamo questo sotto, e qua invece...
Ne mettiamo ancora due. Perfetto, così dovrebbe essere giusto. Adesso saliamo là. Togliamo questi. Togliamo. Porca vacca. Stavo dicendo, togliamo questi qua sopra e poi proseguiamo. Adesso posso anche salire qui dentro. Prendiamo quelli che mi servono. Quello lì devo collegarli. Questo qui devo collegarlo lì facendo una specie di coso, che adesso non mi ricordo. Devo fare una specie di coso sopra. Che adesso colleghiamo questo qua, mettendo questo, no, aspetta, mettendo un blocco qua, esatto, perfetto. Poi qui mettiamo un altro blocco così e teoricamente, ok, bam, perfetto, qui fatto, stavo per cadere, mannaggia. Adesso, bene. Ora dobbiamo collegare quelle due così, quello lì e questo qua sotto. E poi avremo finito. Quindi iniziando da qui, circa. Facciamo una cosa del genere, perfetto. Poi scendiamo ancora. E da qui devo scendere giù per così. Poi saliamo di nuovo sopra. E mettiamo mettiamo questo qui, poi aspettate un attimo, questo mettiamo qua, poi questo posso scendere, no, allora questo poi lo mettiamo, come faccio, dovrei scendere, ma ok, qui posso scendere, qui posso scendere. Creiamo un collegamento così, perfetto. Mettiamo un blocco qui e boom! Togliamo questo qua, vediamo un po' com'è. Ho creato un blocco qui. Ok, adesso posso scendere? No. Vabbè, togliamo intanto che. Vabbè, che si apriva. Perfetto, vediamo un po' com'è. Boom! Ecco, raga, questa è una specie di A. Possiamo intendere, però per migliorarla potremmo magari mettere degli scalini in quarzo, sì, in modo da scendere e poi ritornare su, come diavolo faccio? Aspetta, dov'era il coso per scendere? Era questo, direi. Quindi. Non era questo? Dimmi che qui dentro ci ho messo una crafting table, ma no, non c'è nessuna crafting table, quindi devo andare a casa, craftarmi un po' di scalini e poi tornare subito dietro. Che bello. Facciamo un po' di vecchio box a vecchio stile zombie, forza, vieni qua. Vieni qua, non mi fa niente, boh, morto. Ok, ragazzi, guardate ragazzi che effetto fa quando vieni qua. Poi qua dovrò terrapiattaformare perché saltare andare avanti e dietro non è bello. Comunque, guardate che effetto fa già a vederlo qui. Poi quando sarà finita sarà ancora più bello. Ora, mi sono accorto che lì sopra è vuoto. Dopo ci dovrò mettere gli scalini, ma visto che non ci voglio di fare avanti e indietro, già andiamo a recuperare già due stack di vetro. Adesso, così dopo andiamo avanti e indietro. Ora, saliamo su. Ho dei blocchi, sì. Vabbè, al massimo uso anche gli altri. Recuperiamo questi qua per terra. Poi qui dietro, non sapevo, magari ci posso mettere delle foglie, un botto di foglie per coprire dietro, o magari foglie di diverso tipo, poi vediamo, magari le farò off camera e poi vi farò vedere alla fine. Allora ragazzi, quindi scalini, saliamo di qua, credo che 12 mi basteranno e mi avanzeranno, quindi mettiamo uno qua, uno qui, no, ho sbagliato, uno qui, perfetto, poi ne mettiamo altri due da questa parte, ti prego, please, please. Uno qui, no. No, devo mettermi giù però. Come faccio? Uno così. Ok, due. Ma dai! Che rottura di due palle quando uno fa le cose veloci e le fa anche male. Uno così. L'altro così. E ragazzi, abbiamo ufficialmente. No, ufficialmente no, però abbiamo finito la torre. Adesso scendiamo, togliamo tutto sto quarzo. No, devo ancora salire in cima per mettere il vetro. Quindi saliamo e dopo, perfetto, il vetro dobbiamo metterlo sia qui che sotto. Due stack credo che bastino, quindi dobbiamo partire da qui.
Poi dovrò bene anche illuminare molto molto meglio, perché l'altra volta già cominciavano a spawnare degli zombie e non era molto molto bello. Poi se spawnano dei creeper e esplodono, lì sì che divento Hulk proprio. Quindi allora, sono caduto, non dovevo cadere, perfetto. Perfetto, quindi qua ho finito, mi sono appena reso conto che qua c'è una porta, quindi ho sprecato altri 2/4/6 pezzetti di vetro, ma chi se ne frega. Ora scendiamo qui, credo che dovrò andarne a recuperare ancora perché non mi basteranno, ma proviamo a vedere. Qui come posso mettere vetro? Posso metterlo a strati, oppure posso metterci un qualcosa di quarzo e poi metterci quarzo, ce l'ho, ce ne ho 8 pezzettini, non è che sia proprio granché, eh. Quindi togliamo un attimo questi qua di mezzo. Potrei mettere questi qua così e poi il vetro a scale. Sarebbe una bella carina idea. Non lo so, perché lasciarlo così aperto non mi piace. Mettere il vetro dritto come sopra potrebbe essere una soluzione, ma tipo così. No, potrei provare a fare quello che volevo fare prima, eh. No, 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 muoio. Facciamo che non ci provo più, va? Così almeno non muoio più. Tanto non mi preoccupo di morire adesso, non ho tanti chissà quanti livelli poi, eh. Cioè ne ho uno, poi andrò nella farm di coso e ne farò altri. Adesso saliamo su. Perfetto, 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 perfetto. Ok, ragazzi, finito. Bene, mi serviva solo pochi, mi sono portato uno stack intero. No, agli angoli no, però agli angoli potrei mettere gli scalini. Vediamo un po' che effetto fa gli scalini agli angoli. Così forse proviamo a metterne solamente uno. Sì, già uno credo che vada molto meglio. Adesso mettiamo anche di qua. Poi proviamo a metterci un blocco random. No. Pannello di vetro? No, beh, senti, lasciamolo così, che se ne frega tanto. Non lo vedrà nessuno. Ok, ragazzi. Possiamo dire ufficialmente che ho finito? Potrei cadere e morire e farvi vedere tutto quanto? Ma sì, dai, perché no? Proviamo a cadere, tanto che se ne frega. 3, 2, 1, Geronio! Guardate quanto che bello! Boo. No, oh, lagato. Oh, è impossibile che sono. Ah, ecco, mi sembrava strano che fossi ancora vivo. Ecco qua, ragazzi. A parte che oggi il mondo lagga un po', eh. Dopo un po' che non lo apro, lagga. Quindi ho tutto. Sì, ho tutto. Perfetto, ragazzi. Questa. No, aspetta, fatemi togliere tutto quanto. Ci vediamo quando avrò tolto tutta sta roba. Ragazzi, finalmente sono riuscito a finire la torre degli Avengers. Andiamo a vedere un po' dentro come cosa ho fatto. Ho messo un po' di mattoni di pietra. Ho lasciato lo spazio qui, ho scritto Avengers Tower, perché finalmente possiamo levarlo. Spacchiamo direttamente il blocco. Sboom, l'ultimo pezzettino per finire questa grande torre. Ecco ragazzi, finalmente, guardate qui che effetto fa. Fa impressione a vederlo così. Comunque qui ci metterò i vari piani, ovviamente off camera, perché sì. Ecco qua ragazzi, guardate com'è bello. Mettiamoci un attimo in game mode spectator. Ecco ragazzi, guardate qui. Finalmente la torre di Avengers completa, in questo pezzo qui però non ci dovrebbe stare. Non posso neanche spaccarlo, beh, lo spaccherò poi in futuro. Ecco qui ragazzi, magari forse la A andrebbe leggermente migliorata, perché così si sembra un'A, però fa anche schifo. Comunque, molto molto bella. Adesso dovrò solamente vedere il suo funzionamento. E mi sono appena ricordato un'altra cosa. Adesso la faccio subito vedere, quindi Game Mode Survival. Ok, tutta la mia roba, sì, è qua, perfetto. Adesso non ci, non ci basta che fare altro di aggiornare la mappa. Non vi farò vedere dov'è perché è un nascondiglio segreto. Ok, ragazzi, questo qui è il nascondiglio segreto. Cosa c'è qui dentro? Due mappe. Quindi, ecco, questo è tutto il nostro villaggio, ragazzi. Guardate qui che roba immensa. Teoricamente la cosa dovrebbe stare qui, quindi eccola qui ragazzi, boom! Aggiornata ragazzi, guardate dall'alto, dall'alto però fa ridere. Sembra
Cos'è che sembra? Sembra la tavola di Silver Surfer. Però dai, non è male. Col guanto di Thanos che ti sembra che ti fa il pollicione. Mi raccomando, lasciate like a questo video. Lo dice anche il guanto di Thanos. E niente. Beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici, mi raccomando. Mi sono divertito tantissimo a costruire l'Avengers Tower. E nel prossimo episodio, visto che adesso abbiamo l'Avengers Tower, dobbiamo fare un'altra cosa riguardante a Tony Stark. Però niente spoiler. Quindi, qui da Alex tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!